C'è ancora tempo fino al prossimo 15 ottobre per cogliere un'opportunità offerta per la prima volta ai cittadini del Vallo di Diano nel campo della formazione, presso l'Istituto per Geometri De Petrinis di Sala Consilina e Nastri di Partenza, infatti il corso serale per geometri. Si tratta di quella che un tempo era conosciuta come la scuola serale e che oggi invece prende il nome di corsi CPA, corsi per adulti. Attraverso questi corsi, a partire dalla terza classe istituita quest'anno al De Petrinis, sarà possibile alla fine del corso di studi sostenere l'esame di Stato e conseguire il diploma per geometri. Il tutto seguendo un corso di studi completo che comprende tutte le materie e l'utilizzo dei laboratori, con la sola differenza che le lezioni si svolgono in orari serali, dalle ore 17.30 alle 21.40, dal lunedì al venerdì. Si tratta insomma di un'importante opportunità per tutti i lavoratori valdianesi che vogliano conseguire il primo diploma scolastico, ma non solo per loro, e della quale abbiamo parlato con il dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, Maria Luisa Buono. Questo è veramente la risposta delle istituzioni in linea con la normativa europea a chi da adulto o comunque da chi a qualunque titolo sia uscito dal sistema formativo di ritornarci a qualunque età e da qualunque background, sia che sia uscito senza un diploma o una qualifica, sia che ne sia uscito con un altro diploma e che per necessità lavorative o all'interno del sistema lavoro di mobilità o di rientro nel sistema lavoro voglia acquisire un titolo. Quindi noi abbiamo qui una terza geometra, quindi continueremo l'anno prossimo ovviamente con la quarta, la quinta. Naturalmente è una bellissima opportunità che viene offerta con i tempi noi riteniamo giusti, cioè quindi serali, dopo che tutti i cittadini hanno potuto comunque svolgere le loro abituali attività e i cittadini nei quali sono comprese le cittadine. Quindi naturalmente può capitare che molte signore in età adulta e che avendo già famiglie vogliano in qualche modo riprendere ciò che da in età giovanile hanno per vari motivi abbandonato.